Ci qualifichiamo o no? Come minimo, sicuramente. Ma no, non è difficile niente per il Napoli. Secondo me il Napoli può affrontare tutti. Siamo fortissimi e andiamo avanti. Neymar, Mbappé, Cavani. Questo è bellissimo vederli qua a San Paolo. Come temerli sì, perché Mbappé è uno dei giocatori più forti al mondo. Cavani è un attaccante, diciamo, top. E poi Neymar avrà il resto del Paris Saint-Germain, Verratti e tutto il resto. Comunque è bello vederli qui a San Paolo. Si devono mettere paura anche loro, ha detto Ancelotti. Ma sicuramente, Ancelotti è un grande allenatore e ha una squadra, diciamo, che fa invidia a molte società. Beh, una sfida importante per il Napoli questa Champions League quest'anno. Il Liverpool in terza fascia è stata una mazzata, penso, per tutti. PSG come squadra di serie è la meno peggio. Ha detto Ancelotti si devono preoccupare anche loro, è giusto? Assolutamente sì, anche perché Ancelotti ha una esperienza tale da poter competere, conosce bene entrambi le piazze. Penso che l'importante quest'anno sia fare un punteggio pieno nella sfida difficile della Stella Rossa di Bucarest. Sarà veramente impegnativa quest'anno, però ne vedremo delle belle. Siamo andati troppo male, siamo stati sfortunati, perché penso che la situazione è critica, che Napoli se non ce la mette tutto non ce la fa. È naturale che si debba preoccuparsi, perché noi andiamo là con un'altra testa per vincere, per portarci a casa i tre punti. Beh, è un sorteggio difficilissimo, però con Ancelotti dovremmo essere un poco superiore all'altezza della situazione, quindi ce la giochiamo. Anche loro si devono mettere paura? Certo, perché quest'anno abbiamo, oltre a una squadra forte, abbiamo un allenatore con caratteristiche molto diverse da Sarri, quindi speriamo bene. Purtroppo abbiamo capitato un girone troppo difficile. Ancelotti ha detto si devono mettere paura anche loro. Il pallone è tondo, potrebbe ben succedere qualche cosa. Ma diciamo che sulla carta sono favorevoli loro, diciamo, però il pallone è rotondo, abbiamo un allenatore di esperienza nelle coppe e, come si dice, nella vita mai dire mai. Si devono mettere paura anche loro? Diciamo di sì, abbiamo una bella squadra compatta e con un buon allenatore di esperienza. Meglio non poteva capitare. D'accordo con Ancelotti che dice si devono mettere paura anche loro? Oddio, Ancelotti incute tanta fiducia, tanto ottimismo, ma comunque speriamo. Io penso che ci sono i napoletani che sono molto prudenti, però noi abbiamo un allenatore buono, una squadra che ancora è efficiente e praticamente ha molte speranze.